ma proprio risponde in tutto il corpo, eh. Gli è venuto il corpo grosso, dietro il pelo sulla schiena. Io vi dico, ma te ridi, io la sera distingo mia moglie dal criceto che abbiamo in casa, perché sono uguali, tutti e due lo stesso corpo, hanno tutti e due la schiena pelosa, capisci qual è il criceto, perché il criceto c'è in mano al telecomando, se no non riuscirei neanche a capire com'è la situazione. Con ste pomelloni grossi, così, io ho detto, adesso te e la tua amica andate avanti a fare le pirlate, avete fatto questi, andate anche dal dentista, vi fate fare i pallettoni qua davanti che vengono fuori, vi disegnate una bella riga sulla schiena, cambiate casa, andate a abitare in una quercia e vi chiamate Cip e Chop. Sembrava due scoiattoli, due rimbambite. L'ultima ha detto vorrei, mi piace quando c'è questo silenzio, vorrei farmi, poi spiego per chi non sapesse, l'intervento di blefaroplastica. Sapete tutti cos'è? Sapevo io. Quando, signore, parlo con voi perché il maschio su queste cose, quando uno si vuol far levare quel centimetro, due o tre di pelle che avanza sulla palpebra, perché l'occhio sembra più vivo, sembri più giovane, è un intervento che si fa. Ascolta, gli ho detto, guarda che un'altra pirlata questa qua, non è naturale. Cosa vuol dire? Su tutto un corpo fare un ritocco a una minima parte è sbagliato. Ti faccio un esempio, Mara, è come avere il bagno grande, cambiare le piastrelle e metterle tutte preziose. Hai cambiato le piastrelle, dico, ma è sempre un cesso quello che rimane. Ecco, cercavo di farle capire. Non ne ha più parlato, per cui ho detto, è andata. Invece no, quando la donna vuol fare una cosa e non ne parla più, è perché la scemata la sta facendo. Difatti, dopo giorni che non diceva più niente, io una sera sono arrivato a casa, lei era girata di spalle. Dico, ciao Mara, e lei di solito quando arrivo si gira a salutarmi, niente. Ciao Mara, come va? Tutto bene? Sì, sì, bene, 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 bene. Cos'è che c'è da mangiare? E adesso vedi quando ti faccio da mangiare. A un certo punto gli ho detto, ma ti giri o no? Mi dici com'è andata? Mara, come va? Tutto bene? Sì! Perfetto, ho detto, minchia, cosa è successo? Una disgrazia? No! Sto benissimo, ma dico, c'è gli occhi fuori dalle orbite. Sto bene! Ti dico che sto bene! Te stai bene, ma io e mia figlia ci caghiamo addosso quando ce l'abbiamo a tavola, eh! C'è mia figlia lì, poverina, che mangia così. Mi fa, non guardare la mamma, non guardare la mamma! Fa effetto, te sei lì che mangi, alzi lo sguardo, vedi uno che lì ti guarda nel piatto con sti occhioni, sembra un sciguetone proprio. Adesso gli abbiamo levato anche la sedia, a lei per darle un senso, gli abbiamo messo il trespolo come i pappagalli. Mia figlia che mangia qua, io qua, tutti e due così, e lei qua, che guarda, fa paura. Io la sera col cabaret arrivo a casa tardi tante volte, magari sono le 3, le 4 del mattino, stanco e tutto, dormiamo in mansarda. Io arrivo a casa la sera, di notte, nella penombra della mansarda, la trovo a letto lì così. Te ridi, ma io mi cago addosso. Che gli dici, Mara, ma non ci sono? Sì, ci sono, sto benissimo. Ma perché non dormi? Non riesco. Ma perché? Non c'ho più pelle da chiudere. È così, sono così. Bellissimo, io ti stavo dicendo, no, siete troppo stavo dicendo, io dormo in mansarda con lei. E tutte le sere, quando vado su in mansarda, sono momenti di tensione, perché non so salendo cosa trovo. E io per evitare vado su tardi. Mia moglie ha letto verso le 9, io vado alle 1:30 alle 2. Così dico, quel periodo lì dorme, vado su e la trovo che dorme. E invece no, non è così, perché tante volte salendo dal plafond della mansarda la vedi che ti viene incontro, perché magari si è alzata perché deve andare in bagno quel che l'è, ma fa paura. Già la mansarda è spettrale, la luce del computer, la luce della stampante, la lucetta di cortesia. Davide, Marco, spezzo le gambe. La luce, perché finché ti metti dietro al cameraman non fa rumore, te, la luce della sveglia che lei ha voluto tecnologica,
Io amo le sveglie normali, lei no. Quelle sveglie che proiettano la cifra dell'ora sul soffitto. È presente quelle belle sveglie da pirla che praticamente illuminano la stanza al giorno, che c'è una roba rossa sul soffitto che ogni volta che apri gli occhi dici minchia che ore sono. L'altra volta è una roba enorme, dico piglia in proporzione, se è una camera di 20 metri quadri piglia una sveglietta, ha preso una roba che settimana scorsa c'era aperto il velux della mansarda per cui il raggio usciva in mezzo al cielo, c'erano gli aerei che arrivavano da Linate, vedevano il segnale e deviavano su Agno perché faceva qualcosa di strano. Batman stesso si è incazzato come una bestia perché il segnale della sveglia di mia moglie era più grosso del segnale che fanno quando hanno bisogno di lui. Per cui voglio dire, in tutta questa paura non sai cosa ti viene incontro, e tante volte ti viene incontro lei così, con sta testina, bel quadrello, tutto ormai col baby doll disfatto. È disfatto, sì, perché i primi tempi appena sposati il baby doll è bellissimo. A che sposina non hanno regalato appena sposati, adesso 10 anni fa o 30, il baby doll rosa, trasparente, quelli con sotto, quelli corti, come si chiamano, aiutatemi che non mi ricordo mai, baby doll rosa trasparente con in fondo tutto il finale, tutto il pelo lì del, no, pelo della, quello in fondo che finisce dove c'è il baby doll, tutto il piumaggio lì. Com'è che si chiama? Pelo? Eh? Di renna. Allora, io che ero un paese mica tanto normale l'avevo così, subodorato. Il pelo di renna. Per l'inverno magari. No, aiutatemi. Quel vaporoso rosa che si mette per far capire che è finito il baby doll. Il pelo di... l'ho sentito dire forse? Ma no, struzzo, no, il pelo, il pelo del boa, ecco che non mi ricordavo più, il pelo del boa. Allora, adesso se vogliamo far casino, signora, lei è mai stata qualche volta allo zoo? Ha visto mai un boa? C'ha il pelo? È perché è sul baby doll di mia moglie, ok? Oh, sembra uno scherzo, è mia moglie, aspetta che la salutiamo. Pronto? Pronto? Ascolta Mara, allora ascolta, io sto facendo uno spettacolo sul palco, Sì, aspetta che ti faccio salutare dal pubblico. Allora, mia moglie si chiama Mara, al 3 la salutiamo. 1, 2, 3. Sentito che hai rompi i coglioni? Sì. Svenuta. Il pelo del boa è quello lì, bellissimo. C'hanno su sti baby doll. Poi chiaramente il baby doll che arriva qua, crescendo, quando gli si sgonfia la testa e si allarga, il baby doll per un discorso di fisica gli arriva qua, perché so, il baby doll si allarga. Comunque, non sai mai cosa trovi, non sai mai cosa trovi. Arrivi a letto, la vedi e gli dici buonanotte amore. Quando sei appena sposato è bellissimo, fresco tu, fresca lei, dalla bocca della sposina escono le viole. Buonanotte amore. Prova dopo 23 anni a dirgli a mia moglie buonanotte. Ti risponde con un buonanotte, che escono delle vampate d'aglio a raggiera, che io ce l'ho attestata del letto che ormai è una bruschetta gigante. E vedi proprio buonanotte, buonanotte, fum! Io ormai la sera lo so, vado su, vino Chianti, olio toscano, un bel piatto di pomodori tagliati a fette, li metto sulla testata del letto e gli dico, e adesso di buonanotte mi faccio delle bruschette meravigliose. Attenzione, perché la donna è sensibile. Mia moglie è sensibile. Lei me l'ha detto, smettila con quella storia qua dell'alito, lo sai che è così perché ho in bocca il ponte. Lo so, però quel ponte lì, secondo me, gli farei dare un'occhiata. È bello e tutto, ha finito di costruirlo, ma secondo me è così bello che 3 o 4 operai sono rimasti sotto. E per venire fuori quell'odore qui stavo cagando, perché non è normale, Non è normale, è così ragazzi, la notte che lei deciderà, ma qui vedo delle belle persone che mi danno con lo... mi danno con lo sguardo la testimonianza, è così,
quando la donna, ditemi se sbaglio correggetemi, decide che tu, quella notte lì, no. Decide che quella notte lì tu non devi dormire, sicuri che ci riesci. Prima vuole parlare di una cosa, poi ti chiama col piedino, Italo, e te all'inizio, Italo, e se non rispondi, Italo. Ma finché è giovane non c'è problemi, al piedino bello, curato, in ordine. Dopo 23 anni c'è il piede come una bestia, con le unghie lunghe così. L'altro giorno mi ha dato una pedata, ero aperto da qua a qua. Sono andato al pronto soccorso e il dottore mi fa, intanto che mi cuciva. Sì, però anche te dai, andare a fare il pirla allo zoo, giocare nella gabbia degli orsi. Gli ho detto, non è la gabbia degli orsi, è mia moglie che mi ha dato una gambata, E poi vanno avanti con mille scuse, mille storie, fino a tirarti alla mattina alle 6:15 del sabato o domani della domenica, senza averti fatto dormire. Tu fai vedere che un po' di sonno ce l'avresti, ma lei, almeno la mia, subdola, piuttosto che farti dormire, comincia così. Italo, io mi alzo, ma te dormi. È inutile che ci alziamo tutti e due, ti pare? Te non ci sono, riposa, ma io che ci sono, vado giù. Scusa, non è giusto che scendiamo tutti e due quando tu ci sono? Tu che ci sono devi rimanere su, ma io che non ci sono cosa sto su a fare? Io che non ci sono vado giù, te invece che ci sono stai su. Ti sembra giusto anche vederci tutti e due perché? O sta su tutti e due perché? Io non ci sono vado giù, te che ci sono resta su. Ti sembra? È giusto. Cosa faccio? Vado. Ma vai però! E 20 minuti che rompi, vado su, vado giù. Lei ti vede, occhio pallato, seduto sul letto, che gridi in italiano regolare, per lei sei sveglio. E anche se è gennaio, meno 9 temperatura esterna, lei apre tutte le finestre che abbiamo su in mansarda e con una mano da King Kong, proprio fum, via, lenzuola, trapunta, materasso, federa, un freddo bestia che anche il freddo stesso entra e fa basta che freddo che fa stasera fuori, e non contenta prende lo strumento riconosciuto ormai da tante associazioni di tortura della donna sposata che tutte le mattine al sabato tira fuori, ma te sei un profeta, una bambina qua davanti, l'aspirapolvere. E l'aspirapolvere, lo dice perché è una sofferenza, la mamma la mattina rompe, vero o no? Con l'aspirapolvere, io dico, l'aspirapolvere, ci sono gli aspirapolveri, quelli belli tecnologici, si accendono con un dito, non fanno rumore. Se spende anche qualche ora in più, ci sono gli aspirapolveri che parlano, hanno un chip intelligente, quando vanno contro un mobile, tuc, scusi, no, niente, ci sono, te devi vedere lei che aspirapolvere che ha preso, dico, non mi venire a dire che vuoi fare l'economia, che sei una donna che dilapida il patrimonio della famiglia, non me lo venire a dire, anzi, cos'è, siamo, Marino, siamo a settembre, allora, fra un mese esatto, tanto per dirvi chi è mia moglie, è un anno mia moglie gli ha inciulato la carta di credito. Io non ho ancora denunciato il furto, perché il ladro spende meno. Ormai lo conosco, si chiama Salvatore questo qua, dico, ma Salvatore c'è 3.000 euro sulla carta, fa, non c'ho bisogno, come se qua, ho capito, ma io non sono abituato, per cui non mi fare risparmi, mi fai solo incazzare. Il conto mio in banca, quando mi chiama il direttore, non mi dice guardi che c'è il conto in rosso. L'ultima volta mi fa, guardi che bordeaux scuro quasi nero, cioè è un disastro. Lei ha risparmiato facendosi fare l'aspirapolvere personale. Vi dico solo com'è. Va con la miscela al 2, si accende con la pedivella, bello, manubrio, frange, fanale, una roba fatta bene, marmitte, bello smarmittato. Lei alla mattina, grande vestizione, giubbotto in pelle attillato con la cerniera, calottina di cuoio, occhiali da moto con le lenti spezzate, cioè tutta una roba fatta bene. E la vedi che ti guarda con sfida alle 6:15 e l'aspirapolvere parte così. Cos'è oggi? Sabato, domani mattina mi tocca. No, Marino. Ma ti muovi o no fa? È nuovo, si deve scaldare. E parte.